Qual è il suo intervento per i dialoghi di Vita Buona? Quello di radicare questa iniziativa all'interno dell'attualità e della storia di Milano, cioè far vedere come la Vita Buona non si costruisce in astratto per affermazioni di carattere generale, ma si costruisce una vita buona soltanto se si vive nella città e si prende la città come paradigma della convivenza tutta. Noi parliamo di Europa, parliamo di mondo, parliamo della necessità di scambi, di internazionalizzazione, parliamo di conflitti. Ecco, queste sono categorie importanti ma astratte che hanno un luogo specifico in cui si realizzano. E questo luogo è la città. Qui ci si incontra, qui si è da soli, ci si misura con l'altro. Qui si costruisce o non si costruisce la convivenza nel lavoro, con le amicizie e col vicino di casa. Ecco, questa è stata la mia grande preoccupazione, di sottolineare continuamente il radicamento della vita buona all'interno della città.